Bene, il tempo è tiranno, quindi dobbiamo proseguire con un certo ritmo. E allora introdurrei subito la prossima sessione, che è una sessione che abbiamo pensato di confronto fra policy maker, nazionali. È una, sessione che sarà moderata dal professor Francesco Profumo, a cui chiedo di raggiungermi qui sul palco. Il professor Profumo non ha bisogno di presentazione, è già presidente CNR, già rettore del Politecnico di Torino, ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca, e avrò sicuramente sbagliato l'ordine, ma insomma, è attualmente presidente della Fondazione Compagnia San Paolo e presidente della Fondazione Bruno Kessler. Grazie ancora Francesco per essere con noi, ti chiedo di prendere posto al centro. E saranno relatori di questa sessione il dottor Luciano Catani del MIUR, che è dell'ufficio per la programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale, appunto del Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca. Grazie Luciano, puoi accomodarti vicino al professor Profumo. Il dottor Luca Moretti, che è rappresentante italiano al Comitato Strategico Horizon 2020 del CNR. Grazie Luca. Il dottor Valerio Abbadessa, Policy Officer di Enea. Grazie, grazie Valerio. E la dottoressa Nicoletta Modio, Aree Politiche Industriali Confindustria. Bene, allora cedo la parola al professor Profumo e vi ringrazio tutti per la vostra presenza. Grazie, grazie, vediamo anche di stare nei tempi e proviamo ad entrare un po' nei contenuti. Come sempre, all'avvio di un nuovo programma quadro c'è molta attenzione, molta paura e c'è un tema di linguaggio. Io che ne ho vissuti un certo numero, credo di avere una certa esperienza. Allora, se riusciremo oggi a trasmettere un linguaggio comprensibile, credo che avremo fatto un primo passo. E quindi le quattro persone che sono qua con me, che sono Luciano Cattani dell'Ufficio per la programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale del MIUR, Luca Moretti, che è il rappresentante italiano al Comitato Strategico H2020 del CNR e Valerio Abbadessa, Policy Officer di Enea, del Servizio Unione Europea e Organismi Internazionali e Nicoletta Amodio delle Aree Politiche Industriali di Confindustria. Vediamo se siamo nella condizione di fare questa operazione. Alcune degli elementi diciamo di partenza sono state ripresi o presentati nell'arco delle presentazioni precedenti. In particolare, mi sembra che ci sono tre elementi da cui dobbiamo partire. Il primo, l'atto legislativo, e l'atto legislativo definisce le aree delle missioni. Le aree delle missioni, come avete sentito, sono cinque. E in forma sommaria, quindi non dettagliata, la prima è sui cambiamenti climatici, la seconda sul tema cancro, terza città sostenibili e intelligenti, quarto acque ed oceani, quinto la salute del suolo, che potrà essere anche ulteriormente declinata. Quindi in primis c'è un atto legislativo nel quale sono definite queste cinque aree. Dopodiché ci sarà un secondo elemento importante, che è quello di un bando per l'espressione di interesse per il mission board. Allora, il mission board è un elemento estremamente importante per il buon funzionamento del sistema. Io invito il nostro paese ad avere una partecipazione attiva. Non sempre, voi lo sapete, ce l'abbiamo. Qualche volta siamo un po' renitenti rispetto a queste cose e quindi invece bisogna partecipare, ma bisogna partecipare con le persone competenti. Noi lo abbiamo sentito anche dalle voci precedenti, abbiamo certamente un ruolo importante in questo momento in Europa, però dobbiamo dimostrare
di essere persone competenti che sono in grado di intervenire nei temi. Il board definisce possibili missioni, che ciascuna missione in fondo che cos'è? È una modalità di rappresentazione di un portafoglio di progetti che sono tra di loro a spettro largo e che potrebbe quasi diventare anche una modalità di rappresentazione di processi complessi della nostra vita quotidiana. In fondo una missione che cos'ha? Una grande sfida, poi ci sono un certo numero di missioni e poi sotto ciascuna missione ci sono un certo numero di progetti. Mi sembra un buon modo di rappresentarlo. Io per esempio in alcune delle attività che sto svolgendo utilizzo da forse un anno e mezzo questa modalità di rappresentazione. Vedo Laura Fulci qua di fronte, con la quale abbiamo trattato la convenzione tra Compagnia di San Paolo e l'Università, in questo caso Politecnico di Torino, ma anche le altre università, e abbiamo dato una rappresentazione di missione. È molto interessante perché si possono definire dei KPI, si possono definire delle modalità di relazione che probabilmente in una forma sola descrittiva lo diventa un po' più difficile. Quindi vi invito anche a trasferire questo nuovo linguaggio, questo nuovo ripensare nella nostra vita un po' più quotidiana, perché forse ci serve poi nel momento in cui approcciamo i temi un po' più complessi. E poi naturalmente ci saranno i bandi. I bandi, lo avete ascoltato, nella prima fase, quindi nei primi 3 anni, probabilmente saranno intorno al 10% nel pilastro, in termini di risorse, nel pilastro 2, quello delle sfide, e sarà un po' una specie di laboratorio, cioè incominciare ad aggregare tra di loro tematiche, settori di intervento, se volete anche visioni diverse di una stessa tematica. Quindi da questo punto di vista è estremamente interessante perché è un modo diverso di affrontare tematiche complesse. Quindi vediamo se siamo capaci a questo punto di trasmettervi alcune. Non credo che saremo capaci di andare in profondità perché non abbiamo ancora tutti gli elementi, ma ci proveremo. Allora, alcune degli elementi di base rispetto a questo modo di rappresentarci e quindi di proporre e quindi di provare ad individuare un percorso per risolvere problemi. Fondamentalmente è un po' questo. Allora, io ho provato a identificare un certo numero di domande che ho trasmesso anche alle persone che sono qua con me e io partirei da queste perché hanno un certo tipo di filo logico. Allora, una prima domanda che vorrei fare a tutti è la seguente: che cos'è? O meglio, che cosa dovrebbe essere, perché in realtà non abbiamo ancora esperienza diretta, una missione secondo voi? Si tratta unicamente di identificare un tema o piuttosto di stabilire in che modo si implementa l'esercizio? Io partirei da Luciano. Volentieri, le abbiamo sentite presentate bene da Renzo Tomellini poco fa e nuovamente spiegate da te Francesco nell'introduzione. Le missioni sono entrambe le cose ovviamente, sono degli obiettivi che il sistema della ricerca e dell'innovazione deve fare propri e convogliarci le proprie risorse, le proprie capacità al fine di raggiungerli questi obiettivi e di farli diventare fruibili per la società. Quindi l'impatto abbiamo sentito che la capacità per la società di fruire di questi risultati è l'elemento, uno degli elementi fondamentali. Sono anche una modalità ovviamente di lavorare del sistema della ricerca europeo in questo caso, ma su questo la Commissione ci ha spiegato abbastanza chiaramente quelle che sono le idee e il percorso che sarà utilizzato poi dall'idea, dalla definizione dell'obiettivo fino appunto alla sua implementazione e il raggiungimento. Sono secondo me anche di più di questo, perché le missioni sono appunto un elemento che in qualche modo sta rappresentando un po' i ragionamenti sul prossimo programma quadro, perché oltre ad essere appunto un elemento di novità, poi in qualche modo hanno anche influenzato
altri aspetti, altre modalità di azione appunto, che si stanno preparando per il prossimo programma quadro. Sto pensando ad esempio ai partenariati, che sono un altro elemento di forte novità in Horizon Europe insieme all'ICI, al Consiglio Europeo per l'Innovazione. Anche noi partenariati appunto sentono in qualche modo l'effetto di questa intenzione, forte intenzione della Commissione e degli Stati che collaborano con la Commissione alla preparazione del programma quadro, di definire con chiarezza gli obiettivi e di fare in modo tale che la partecipazione dei sistemi della ricerca europea sia appunto sistemica, quindi sia fondamentalmente diciamo guidata dal riconoscimento di obiettivi comuni. E le missioni più dei partenariati, che in qualche modo andranno come dire, a presidiare poi le aree delle sfide sociali nelle quali interverranno. Le missioni le abbiamo viste, le abbiamo riconosciute appunto come elementi che devono andare all'interno di queste aree delle sfide sociali ad estrarre quelli che sono gli obiettivi che possono avere, per i quali possiamo riconoscere appunto la fattibilità in tempi ragionevoli e riconoscerne, come dicevamo appunto, l'impatto della società, verso la società. Quindi questo, diciamo, le missioni sono anche un po' simboliche in qualche modo, rappresentano l'intenzione e la logica che in qualche modo è dietro la proposta della Commissione per il prossimo programma quadro. Sono anche una modalità di lavoro per il nostro sistema della ricerca, che dovrà appunto cercare di non solamente di progredire nelle proprie competenze, ma veramente cercare di convogliarle e di renderle dare degli obiettivi e dei risultati tangibili. Quindi su questo appunto è una sorta di sfida che verrà posta di fronte ai sistemi della ricerca. Grazie. Abbiamo sentito il Ministero, adesso sentiamo la rappresentante di Confindustria, quindi delle aziende. Nicoletta. Allora, grazie. Mi collego a quello che diceva adesso. Cioè, secondo me le missioni sono un approccio, no? Diceva, sono simboliche. Le missioni si collegano a quello che diceva un attimo prima Renzo sul nuovo... Da che cosa nasce il nuovo programma quadro? Nasce in continuità con quello che stiamo ancora vivendo, quindi con Horizon 2020, in una logica di evoluzione, quindi di portare ancora più avanti quello che la rivoluzione di Horizon 2020. Più avanti che cosa vuol dire? Lo ha detto Renzo prima, vuol dire riuscire a raggiungere obiettivi concreti, quindi a scaricare a terra, quindi vuol dire apportare dalla ricerca allo sviluppo, all'innovazione e soprattutto a rendere tutto questo più vicino ai cittadini. Questo è il grosso gap che noi tutti che ci muoviamo nell'ambito di ricerca e innovazione forse non capiamo, ma che è evidente, quindi è una necessità per noi tutti, e Francesco adesso parlava di cose complesse da semplificare. La mia paura è sempre quella che per semplificare delle cose complesse noi le semplifichiamo, non riusciamo a comunicarle in maniera semplice delle cose complesse. Secondo me le missioni sono un approccio, tra l'altro l'approccio delle missioni noi lo vediamo in tante altre azioni che la Commissione sta facendo, perché una delle rivoluzioni, noi speriamo, del prossimo programma, non solo di Horizon Europe, ma dei prossimi interventi dei prossimi anni della Commissione, sia quella finalmente di colmare il gap tra ricerca e politica industriale e altre politiche. Quindi le missioni sono anche un tentativo di individuare degli obiettivi, definire dei programmi, delle modalità per raggiungere quegli obiettivi che siano più flessibili. Nelle missioni si parla, come in tutto il prossimo programma quadro, di usare in maniera innovativa gli strumenti, si parla di modificare gli strumenti dal contributo solo alla spesa come adesso al finanziamento. Addirittura la Commissione sta arrivando a pensare a una logica di risk sharing, quindi di partecipazione, il che vuol dire spingere sempre di più le azioni della Commissione verso poi l'attuazione, no? La stessa logica delle missioni noi lo vediamo nelle
catene del valore strategiche, nelle strategic value chain di cui stiamo parlando con la Commissione europea all'interno del forum sui grandi progetti comuni di interesse europeo, nell'universo degli strumenti europei, tanti, forse da semplificare, i grandi progetti di comune interesse europeo sono l'unico strumento previsto dal trattato, attuato solo adesso, dopo parecchi anni, che permettono di fare non solo ricerca ma anche sviluppo precompetitivo, quindi l'ultimo pezzo. E anche lì che cosa si sta facendo? Si stanno individuando dei temi strategici, degli snodi tecnologici che poi possono avere ricadute su tanti settori. Quindi è lo stesso approccio della missione. Io individuo un tema, faccio poi un programma, da questo tema si possono attuare alcuni interventi, tra cui alcuni nella logica delle missioni. Quindi di mettere insieme gli strumenti. Quindi, io credo, e lo diceva prima Francesco, che non bisogna avere paura della nuova impostazione, bisogna essere partecipi della definizione di questa nuova impostazione, e lo ricordava prima Fabio, ci sono nei dettagli, poi si gioca la possibilità di un paese piuttosto che un altro di partecipare attivamente, quindi è strategico il momento in cui noi ci troviamo. Le missioni non sono altro che focalizzare l'obiettivo e definire poi le modalità operative. Adesso partono col 10%, possono ampliarsi o ridursi, ma l'importante è un approccio che poi si può spalmare a tutti i progetti. Si collegano ai partenariati. I partenariati sono la modalità operativa dei programmi europei, lo sono da sempre, lo saranno ancora. La sfida italiana è quella di fare dei partenariati nazionali che siano sempre più in grado di essere protagonisti di partenariati europei. Grazie. Io, se dovessi fare una sintesi di quanto è emerso da questi primi due interventi, direi una parola: blending. Blending vuol dire mescolare, mescolanza. Blending di competenze, blending di soggetti, blending di risorse di finanziamento. Qualche anno fa, quando avevo un altro ruolo, lanciammo questa idea che ci fosse un filo rosso tra risorse europee, risorse degli Stati membri, risorse delle regioni. Oggi ce n'è una quarta grande gamba, che è quella dei soggetti privati, a cui partecipano anche le fondazioni, ma non solo. Allora, Luca, da questo punto di vista, dal tuo occhio e dalla tua esperienza come persona che ha avuto un ruolo importante in Horizon 2020, che cosa vedi in aggiunta sempre in questa direzione delle missioni? Sì. Si sente? Grazie. Grazie Francesco. Allora io provo a riportare in una dimensione terrena da questa enorme aspettativa che c'è sulle mission, adesso non per smontare l'impalcatura proposta da Renzo, però parlo sotto la tutela della Commissione, ma insomma credo di aver avuto la fortuna, l'onore di partecipare alla prima riunione preparatoria convocata dalla Commissione sulle mission a dicembre 2018, e in realtà sono stati lì in quella riunione convocati 5-6 stakeholder e poi tutti i gabinetti della Commissione europea. Allora, quello che è emerso almeno a me chiaro, che c'era più volontà di fare qualcosa di mediaticamente rilevante. Quindi il problema della DG Ricerca è che, a differenza di altri gabinetti della Commissione, aveva rendicontato poco in termini di prodotti e quindi aveva poche pezze giustificative per dire come aveva speso i soldi dei taxpayer. Quindi in realtà la mission nasce come un'esigenza di fare qualcosa di visibile, facilmente raccontabile ai cittadini, quindi l'idea era di questa co-creation, no? Perché volevano che ci fosse qualcosa che anche la signora al supermercato capisse di che cosa parlavano e come i soldi della Commissione erano stati spesi. Quindi d'accordo con quello che hanno detto comunque Nicoletta e Luciano sull'idea di avere nella mission delle caratteristiche precise, che sono la misurabilità dei tempi scala percorribili, obiettivi chiari e misurabili. Il problema è che nel momento in cui, e mi rifaccio un po' a quello che hai detto tu sui mission board, Francesco, in realtà è molto importante quel ruolo, perché non tutte le mission area proposte sono suscettibili di produrre delle mission, perché in realtà le mission con delle caratteristiche devono avere una narrativa. L'esempio che viene portato dalla Commissione è quello della Mission on the Moon, che ha mobilizzato diversi tessuti produttivi, hanno dovuto fare
non si poteva andare in t-shirt e jeans sulla Luna, quindi la parte del tessile, la parte dei propellenti, dei carburanti, dei materiali, il rivestimento della navicella. Quindi qualcosa che ha un impatto sulla società anche a medio e lungo termine mobilizza diversi settori. Quindi in realtà la narrativa che sta intorno alle mission alla fine è quasi più importante della mission stessa. Quello che volevo riportare alla dimensione terrena è quante mission si faranno, perché sono state proposte 5 mission area adesso, che sono molto generiche, in realtà sono, se devo dare un giudizio di valore, sono poco ambiziose rispetto anche al documento che aveva fatto il MIUR. Era fatto molto meglio il documento del MIUR come proposte che quelle che sono state poi proposte in un collage, perché poi in realtà invece di essere ambiziosi, questo è una rimarca che devo fare a tutti i 27 paesi, io sono stato il predecessore di Fabio Donato in rappresentanza e quindi ho negoziato Horizon 2020, in questa volta vedo gli stati un po' imbambolati, non vittima della Commissione, perché devo dire la Commissione le proposte le aveva fatte anche meglio. Ma in realtà, anziché essere ambiziosi sulla ricerca di tematiche che potessero essere veramente adatte o dimensionabili sulla mission, hanno fatto quello che si chiama Christmas Tree Approach. Quindi ognuno ci ha messo una palla sull'albero di Natale. Cioè allora era Healthy Ocean è diventata Healthy and Seas, Seas è diventato il laghetto di pesca sportiva. Quindi c'è stato un allargamento, ogni paese ha cercato di mettere il bacino del Delta del Don, o il Danubio, ogni paese ha cercato di mettere un pezzetto dentro nella giusta ambizione che diceva Fabio di voler ottenere qualche cosa, ma questo denota una, soprattutto per alcuni paesi, una attenzione a riprendere i pezzi di budget anziché costruire una politica europea coerente. Grazie. Grazie, grazie. Mi sembra che le cose incomincino ad emergere. Valerio. Certamente per l'ENEA ci sono delle missioni che sono quasi naturali, quindi il vostro punto di vista che cos'è rispetto a questo? Che cosa sono? Ci sono delle missioni naturali, grazie innanzitutto per l'invito, ci sono delle missioni naturali, io sono concordo con quanto ha affermato Luca, nel senso l'idea delle missioni, il concetto che c'è dietro è nato con aspettative molto più ambiziose di quelle che ci sono adesso. E dalla proposta della commissione che è stata fatta, appunto, sono state fatte delle piccole modifiche per far piacere lo Stato A, B o C, in modo da raccogliere le proprie aspettative. In realtà dobbiamo ritornare a monte, cioè l'obiettivo delle missioni è quello di, abbiamo sentito prima, coinvolgere i cittadini nell'attività di ricerca, cioè renderli partecipi alle attività di ricerca e innovazione e massimizzare anche l'impatto e renderlo più evidente per i cittadini. Ora, abbiamo capito che queste sono delle proposte di aree di missioni, però sembrano dei grandi contenitori dove poi c'è il rischio che le risorse finanziarie, ma anche le attività di ricerca e innovazione, vengano poi disperse in una miriade di vari progetti o iniziative, senza poi raggiungere il target e l'obiettivo che è stato identificato. Cosa manca per l'ENEA? Io credo che non si può fare una lista di quali sono le missioni migliori o peggiori, però salta all'occhio almeno dalle 5 aree di missioni che sono state proposte, ognuno di noi qua dentro può fare i propri commenti, però un esempio è sul climate change, cioè si parla di adattamento al climate change ma non si parla di mitigazione, che vuol dire che allora la prevenzione non è importante? Non si parla di energia, qualcuno potrà dire Renzo, ma l'energia è trasversale a tutte le 5 aree di missione, sì, sicuramente, ma gli stessi cambiamenti climatici sono trasversali a tutte le 5 aree di missione, eventualmente anche la salute è trasversale ad alcune delle 5 aree di missione, insomma è un grande contenitore e bisognerà vedere poi come verranno declinate le missioni. Sul fatto che sia più importante definire i temi o l'implementazione, come è stato detto prima, entrambe le cose sono importantissime. Forse definire i temi è la cosa più facile, probabilmente, alla fine. Mentre l'implementazione è la cosa più complicata, perché l'implementazione vuol dire, non soltanto per la Commissione, ma anche per gli Stati membri, coordinare, agire a diversi livelli, cioè a livello di attori che vengono coinvolti, perché verranno coinvolti attori dal pubblico, dal privato, associazioni, società civile, eccetera, quindi non è assolutamente facile poterlo fare. Verranno coinvolti, ci saranno diversi programmi o comunque progetti o iniziative che verranno utilizzate per raggiungere l'obiettivo della missione,
incluso anche misure complementari che possono essere, non so, regolamentazione, standardizzazione o infrastrutture di ricerca e quant'altro. E poi non dimentichiamo che le missioni devono interagire anche tra loro e con i cluster a cui accennava prima Renzo all'interno dello stesso pilastro, perché c'è ovviamente il rischio di una sovrapposizione, una duplicazione magari di alcune attività con i cluster che abbiamo visto nel secondo pilastro. E non ultimo, visto che le missioni contribuiranno anche eventualmente risultati che provengono dagli altri due pilastri, da quelli che originariamente erano chiamati Open Science e Open Innovation, anche questi possono avere un'influenza nella missione, quindi anche qua andrebbe un attimo, andrà sicuramente coordinato da chi verrà poi selezionato per far parte dei board delle mission. E non ultimo anche la cooperazione internazionale, perché se vogliamo agire a livello di una missione che abbia un impatto massimo, massimizzare l'impatto, non possiamo limitarci soltanto in ambito europeo, ma dobbiamo interagire anche con quegli attori che a livello mondiale o internazionale hanno qualcosa da dire, con cui poter collaborare. Quello che stupisce, chiudo perché non voglio perdere tempo, è che cioè il budget per le missioni è veramente irrisorio. Per questo dico che l'ambiziosità che c'è stata all'inizio, per i quali tutti eravamo stati sollecitati, adesso si sta un po' perdendo. Quindi ci dovrebbe essere un maggior coraggio da parte non soltanto della Commissione, ma anche da parte degli Stati membri, di definire delle priorità a cui a far affluire le missioni. Quello che non rientrerà nelle missioni non è importante, nel senso che verrà utilizzato, verrà affrontato dagli altri strumenti che ci saranno all'interno di Horizon Europe o anche a livello nazionale dai singoli Stati membri. Quindi penso che questo sia importante. Grazie, mi sembra che abbiamo messo sul tavolo un certo numero di elementi sui quali possiamo lavorare. Provo a individuare alcuni, diciamo, sintesi. Un elemento che è emerso è quello dell'impatto, cioè noi non ci accontentiamo dei processi, ma vogliamo andare a misurare, questo è un tema molto complesso, qual è l'impatto degli investimenti. Secondo grande tema è quello delle relazioni con altri partenariati. Abbiamo visto che possono essere all'interno dello stesso pillars, ma possono essere anche tra pillars diversi. Il terzo grande tema è quello del blending, cioè il fatto di poter mescolare tra loro, da una parte conoscenze, dall'altra parte soggetti, dall'altra parte tematiche di finanziamento e modalità di finanziamento. Mi sembra di poter dire che con tutti i limiti che sono stati messi in evidenza, lo snodo per passare dalle aree di missione alle missioni è il board. Quindi il board, attenzione, e credo che questo dobbiamo farlo diventare un po' un nostro mantra, nel senso che anche l'impegno rispetto a questo deve essere importante, è l'elemento che determinerà la qualità. Qualche numero, perché adesso abbiamo detto sì, sono poco finanziati, tanto finanziate, abbiamo detto due numeri. Uno è il primo, che nei primi 3 anni ci si focalizzerà sul pillar 2 e saranno circa il 10% delle risorse. Una linea di tendenza è che un valore iniziale delle missioni sia intorno al 1 miliardo, con questo numero che tenderà a crescere. Quindi il disegno è tutto da fare. C'è certamente la parte giuridica, ma adesso attraverso il board andremo a capire quali che sono le strategie vere. Ed ecco che lì potranno riemergere quelle tensioni e anche quei sogni. In fondo, quando andammo sulla Luna o andarono sulla Luna, lì c'era veramente un sogno. Ecco, dovremmo un po' immaginare livelli di tensione di questo genere. Allora io vorrei, su questo, quindi dalle aree alle missioni, come ci si passa e come si arriva dall'una dall'altro, con due contributi, uno di Nicoletta e l'altro di Luca. Nicoletta, te la parola. Allora, io stamattina rileggevo uno dei report della Commissione europea che secondo me svela un po' questo, non so se avete avuto modo di leggerlo, quello che fa un assessment dell'impatto dell'approccio delle missioni sui programmi europei. E in maniera significativa in quel report si dice, per far capire che cos'è una missione, si fanno alcuni esempi e poi si dice come potremmo
vivere, realizzare in una logica di missione dei programmi già esistenti. E quindi si fa l'esempio, per esempio, del set plan sull'energia. E quindi si vede che la differenza tra missione e social challenges che noi avevamo prima non è nel tema, perché anche lì il climate change c'era lì e c'era qua. Il tema è lo stesso. Quindi la differenza è come noi poi, posto quel tema, individuiamo non un programma, ma un pacchetto di programmi che, ripeto, auspicabilmente non riguardino solo la ricerca, ma anche lo sviluppo, quindi che chiudano e che si possano realizzare in una logica partecipata. Ora, tu facevi riferimento al board. Noi, l'esperienza che stiamo facendo sul forum dei grandi progetti, che sono uno strumento completamente diverso, perché è uno strumento in cui gli stati membri con i soggetti partecipanti lavorano insieme per proporre. La commissione, insieme agli stati membri, insieme ai soggetti partecipanti, lavora insieme per definire. Quindi questa è la logica del nuovo programma quadro. Dobbiamo lavorare insieme per definire come realizzare degli obiettivi. È ovvio che dentro climate change andremo poi a individuare una serie di obiettivi che sono tecnici. Secondo me il problema delle emissioni è che se noi diciamo a un comune cittadino che nel tema del per vincere il cancro si deve lavorare su una molecola, diventa difficilmente comprensibile. Se gli diciamo noi stiamo lottando per vincere il cancro e per fare quello dobbiamo fare tante cose, diventa più, come diceva Luca, la logica è molto pratica poi alla fine. Però dobbiamo riuscire a cogliere l'opportunità che c'è dentro questa esigenza della Commissione, no? La Commissione si muove su esigenze, anche la spinta al risk sharing. Io la leggo molto come è fallito il primo tentativo SMEs di terza fase, non sono riuscito a coinvolgere il sistema della finanza privata, allora faccio io stesso il finanziatore, che è un errore madornale, perché la logica dovrebbe essere io non cambio il mio mestiere come Commissione, tra l'altro non lo posso fare. Quindi la logica è la Commissione si muove per migliorare questo programma che, come diceva Fabio prima in maniera molto, come dire, sentita, è importante, cioè per tutti noi è importante che l'Europa continui a lavorare su questi temi. Dobbiamo tutti collaborare per sul board. La Commissione chiederà chi vuol far parte di questo board. Ovviamente il chi sarà una persona. Ora è a noi riuscire a fare in modo che quella persona abbia dietro 7 nani, se no quella persona lavora da sola. Allora il sistema paese deve poi lavorare, e lì però è un lavoro tecnico, e ribadisco l'esempio del forum. Noi nel forum abbiamo delle task force, nelle task force possiamo partecipare noi che siamo nel forum, ma dietro possiamo avere tutti quelli che vogliamo, perché poi la discussione è tecnica e non è una discussione dell'Italia, è una discussione dell'Italia con tutti gli altri stati membri, perché poi su questi temi la sfida si fa sulle parole. Cioè, tutti vogliamo lottare e sconfiggere il cancro, ma se poi saremo noi italiani a poter partecipare di più o altri paesi a partecipare di più, dipende da come definiamo i dettagli dei programmi. Quindi quello sarà sicuramente una sfida importante, il board, e io credo anche che se ci crediamo nelle missioni, e poi anticipo forse una domanda che verrà fatta dopo, cioè come l'Italia partecipa alle missioni, se condivide l'approccio, definendo anche delle missioni a livello nazionale che potrebbero non essere coincidenti con quelle europee, perché la missione vuol dire individuo un problema, metto tutto insieme per risolvere quel problema, metto insieme gli strumenti, mi do un piano di tempi e cerco di arrivare a dei risultati, come diceva Renzo, misurabili, monitorabili. Allora, mi sembra che stiamo entrando un po' più nel meccanismo. Ci sono due temi che lei ha posto. Uno è un tema di processo. Lei dice, in fondo, il tema potrebbe essere anche un tema che è già stato sviluppato, che è già fatto parte, però dobbiamo cambiare il modo in cui lo articoliamo, il rapporto tra i soggetti, le modalità di finanziamento. Quindi è un problema fondamentalmente di processo. Secondo, c'è un tema di misurazione dell'impatto. Noi non ci accontentiamo più di arrivare in fondo e dire ah beh, adesso rendicontiamo. No, vogliamo avere dei KPI intermedi, essere certi che stiamo raggiungendo degli obiettivi intermedi, e poi alla fine vogliamo valutare l'impatto.
Un'altra cosa molto interessante che Nicoletta ha detto e che poi mi riservo per Luciano è questo fatto che i paesi che guardano lungo, in questi due anni, quindi il 2019 e il 2020, fanno un po' di allenamento. Fanno un po' di allenamento, cosa vuol dire? Costruiscono delle opportunità di missioni, forse non di grandi dimensioni, un po' meno, ma su questo credo che qualche riflessione dovremmo farla, perché l'allenamento ti porta poi ad avere un vantaggio rispetto agli altri. Però vorrei chiudere su quella seconda domanda con Luca. Quindi, dal tuo punto di vista, avendo vissuto in fondo con Horizon 2020 delle tematiche che probabilmente verranno riproposte, naturalmente in termini evoluti, ma come tu vedi questo passaggio dalle aree alle missioni e questo ruolo che abbiamo capito essere fondamentale del board? Sì, io non vorrei ripetermi, però insomma la narrativa è l'elemento chiave di questa, cioè la microdeclinazione di queste aree che sono quanto di più generico possibile, stante che non tutte le aree magari possono essere adatte a definire missioni. Riporto anche le parole di Valerio, che i soldi contano. Noi abbiamo detto che abbiamo 52 miliardi sul secondo pilastro, il 10% sono 5,2, quindi possiamo fare 5 mission, la Commissione già ne annuncia una second wave, e questo contando sul budget che abbiamo disponibile fino adesso. Quindi in realtà il ruolo dei mission board sarà fondamentale per microdeclinare queste aree in qualcosa di con una narrativa misurabile a medio e lungo termine e che sia rendicontabile. I problemi è che a livello di Commissione Europea e di Stati membri, per i quali serve il commitment serio, e questo è l'importante dei mission board, cioè la persona che va lì deve avere un commitment serio del Paese e una squadra dietro che lo supporta, ma trasversale, cioè c'è il Ministero delle Finanze, il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero del Lavoro, cioè l'ecosistema che deve lavorare dietro. Sulle tematiche, allora, per portare insomma un esempio concreto di come si microdeclina una di queste aree in qualcosa di leggibile e misurabile, per esempio quella Climate Neutral and Smart Cities, in realtà il titolo originale era Zero Carbon o Carbon Free Cities, quindi c'era già un obiettivo misurabile by 2030, quindi entro il 2030 le piccole città europee, questa era la proposta della Commissione originale se non sbaglio. In realtà il manuale Cencelli dei 28 Stati membri ha portato a riallargare, almeno come mission area, quella che era già dettagliata. Perché? Perché la Polonia produce il carbone, perché la Germania produce il carbone, quindi siamo tornati ad una mission molto più ampia, a mission area più ampia, nel quale ci aspettiamo che a quel punto i rappresentanti nei mission board, che saranno non solo stati membri ma stakeholder immagino, microdeclinino nella direzione giusta, quindi qualcosa che sia misurabile. Cancer non è una missione, è qualcosa che tocca il cuore di tutti, ma già era pediatric cancer che era un po' più dettagliata, così è ampissima. Invece c'erano bellissimi esempi, ad esempio che erano i titoli delle FAT flagship, per chi le conosce, che c'era Human Organ Printing, che era qualcosa di assolutamente avveniristico e realizzabile, questo è il problema, la realizzabilità di queste mission che verranno proposte, perché il coinvolgimento della civil society in qualche maniera può diluire la fattibilità. Se voi fate una survey e chiedete alla signora per strada che vuole, tutti quanti vogliono risoluzione del cancro, la comunità scientifica è attrezzata per questo? Quindi diciamo il link tra la consultazione con i mission board e la comunità scientifica che deve realizzare prodotti e servizi è fondamentale, perché se no andiamo a chiedere delle cose sulla base di spinte emotive ma non realizzabili concretamente e scientificamente. Sì, mi sembra che ci siano due temi sui quali vale la pena di riflettere. Uno è un tema di comunicazione. Certamente nel corso di questi anni la Commissione ha avuto un deficit di comunicazione, diciamo, che andasse oltre l'istituzionale. Dal punto di vista istituzionale sono molto bravi, ma la comunicazione istituzionale non scalda i cuori e noi abbiamo in questo momento bisogno di scaldare i cuori. Quindi in qualche modo credo che questo debba essere un elemento centrale.
Il secondo tema che è stato ripreso più volte da Luca è questa, diciamo, freddezza delle missioni e invece la necessità di guardare con visione a progetti che scaldino i cuori, come dicevamo. Ebbene, questo io credo che sarà il ruolo del board e sarà anche interessante perché consentirà, avendo un arco di tempo di 7 anni, di fare operazioni che sono anche scalate in termini di scaldare il cuore, nel senso che si potrà partire per creare alcuni elementi di base e poi chissà che. Quindi attenzione, qui c'è solo la base giuridica, quello che viene dopo dovremo essere noi capaci a costruirlo e non dovremo dire gli altri. Se non lo faremo la colpa sarà nostra. Una volta dobbiamo cambiare il nostro rapporto con l'Europa. Molto spesso diciamo ma è colpa dell'Europa, quelli che stanno là. In questo caso la colpa non sarà dell'Europa, la colpa sarà la nostra, di tutti noi, se non saremo capaci a fare questo passo. Ma da questo punto di vista il MIUR certamente ha un ruolo estremamente importante. Intanto di preparazione del Paese rispetto alla sfida. La sfida incomincerà nel 2021 e quindi abbiamo un po' di tempo, non tanto. Nello stesso tempo poi avremo bisogno di avere questo supporto al board, che certamente uno dei ministeri centrali sarà il MIUR, e poi avremo un terzo elemento che dovrà essere quello di seguire passo passo qual è l'evoluzione delle singole missioni e che cosa si potrà proporre per il next stage, il prossimo. Allora che cosa pensi da questo punto di vista, il ruolo del MIUR? Ma è stato diciamo, ricordato prima della, diciamo, l'esercizio che è stato coordinato, lanciato dal mio ministero appena dopo l'annuncio, la presentazione delle missioni, e non ricordo il concetto di missione, non ricordo bene se fosse, mi sembra, l'ultimo consiglio di competitività del 2018, con appunto una presentazione da parte della professoressa Mazzuccato. E noi appunto abbiamo recepito e ci siamo interessati molto appunto a questa proposta e, come ricordava Luca, abbiamo diciamo, ci siamo attrezzati anche e con lo spirito, immagino, diciamo, corretto, nel senso interpretando correttamente quello che si voleva proporre, appunto proponendo le missions come approccio all'interno del programma quadro, il prossimo programma quadro europeo, abbiamo aperto una rapida ma comunque completa consultazione dei nostri rappresentanti e li abbiamo chiamati a proporre dei temi di missione spiegando, diciamo, facendo riferimento a questi documenti, quindi spiegando come dovevano ragionare per trovare dei temi opportuni. Questo è stato un nostro esercizio che aveva appunto da una parte l'obiettivo chiaramente di capire che tipo di orientamenti emergevano dal nostro sistema, non solo della ricerca, perché la consultazione poi ha coinvolto anche altre amministrazioni pubbliche, organizzazioni no profit, rappresentanti di vario titolo di amministrazioni coinvolte sia nelle questioni europee, internazionali, ma anche su aspetti sociali, proprio appunto riconoscendo il ruolo degli obiettivi delle missioni, di avere appunto una grande visibilità e di essere facilmente riconoscibili. E questo ci ha consentito, come dicevo, da una parte di identificare alcune proposte, non di aree, ma di missioni vere e proprie, un titolo, un obiettivo e una scadenza per questo obiettivo, una data di raggiungimento. Ma anche appunto cominciare a ragionare insieme. Quindi l'altro obiettivo era proprio quello di sollecitare, no, attraverso i rappresentanti che avevamo noi coinvolti, un ragionamento all'interno delle istituzioni, delle organizzazioni che rappresentavano. Questo appunto ha prodotto un documento che abbiamo condiviso con la Commissione europea, abbiamo condiviso nell'ambito del Consiglio con gli altri paesi. Penso che siamo stati l'unico paese ad aver svolto questo esercizio, ad aver prodotto una serie di proposte basate su una consultazione, non priorità che emergevano dai ministeri o dai rappresentanti a Bruxelles.
quindi con un, diciamo, con un peso penso non indifferente. E allo stesso momento, come dicevo, abbiamo cercato di proporla come discussione, di questo si parlerà in futuro, cominciamo a prenderci le misure, cominciamo a capire cosa sono e come potremmo partecipare. In questo momento, come spiegava Fabio, si sta discutendo dei dettagli tecnici, dove collocare le aree di intervento, se nella parte che è legata al processo legislativo oppure in altro, quali porzioni del budget riuscire ad assicurare. Sono questioni che chiaramente riguardano da una parte, come appunto raccontava Fabio Donato con molta passione, e tra l'altro approfitto per ringraziarlo dell'eccellente lavoro che sta svolgendo a Bruxelles, ma sono anche il nostro contributo alla costruzione, non è solamente un tutelare delle nostre prerogative, ma portare un contributo alla costruzione, perché una volta che si crea un accordo, un punto di convergenza tra N paesi del sistema, si sta costruendo qualcosa che verrà poi riconosciuto da tutti, e quindi è un lavoro di costruzione, non tanto di difesa. Penso che sia meglio vederlo in questo termine. Quindi questo è il nostro lavoro in questo momento. E poi ci sarà il futuro, ovviamente, quando le missioni e le mission saranno lanciate. Chiaramente c'è la fase intermedia della definizione dei board. Da quanto appunto abbiamo capito, ci sarà una selezione che ovviamente non mi sembra che si passerà attraverso delle dimostrazioni di interesse da parte dei paesi, che a un certo punto mi sembrava che fosse una delle modalità che sembravano appunto previste per la definizione dei board, ma si passerà attraverso un processo di selezione, quindi del singolo, non del rappresentante. Ma è chiaro che dovremmo, come è stato già fatto oggi da altri, cercare di rendere quanto più, diffondere quanto più possibile queste chiamate e fare in modo tale che il nostro sistema sia presente con le sue persone migliori. E poi ovviamente dovremmo cercare di trarre profitto dalle missioni, che sono degli oggetti, per come li abbiamo capiti, abbastanza autoconsistenti, cioè l'attività sarà configurata e si svolgerà fondamentalmente a Bruxelles, nel senso a livello europeo. Quindi cosa abbiamo noi per supportare questo processo a livello nazionale? Chiaramente si comincia a riflettere sul prossimo programma nazionale della ricerca, PNR, che si concluderà quello attuale insieme con la programmazione settennale europea, e chiaramente riprenderà con il 2021 e ragionevolmente sarà nuovamente, non dico ispirato, ma sicuramente avrà come riferimento il programma quadro europeo nella definizione delle priorità, delle modalità di intervento e quello che avete visto in buona parte nel PNR attuale nei confronti di Horizon 2020. Quindi cosa potrebbe fare il PNR? Cosa si può pensare? Riconoscendo appunto che le mission sono delle iniziative in qualche modo autoconsistenti, si può immaginare ad esempio di creare attività di supporto alla partecipazione dei gruppi che faranno parte dei progetti, che parteciperanno ai progetti, quindi fare in modo tale che questi possano contare sia dal punto di vista tecnico-scientifico ma anche strategico di un supporto nazionale, eventualmente con delle attività di ricerca che consentano di rendere ancora più competitivi, di aumentare le capacità le loro capacità e quindi aumentare il loro contributo. Si può immaginare, siccome le missioni produrranno dei risultati non solamente a termine del loro processo, del loro percorso, ma anche durante, no? Abbiamo visto che ci si aspetta che alcuni prodotti che saranno funzionali all'obiettivo finale poi verranno necessariamente rilasciati, prodotti durante il percorso, perché saranno funzionali al percorso tecnico-scientifico del work program della missione, e quindi sarà anche interessante immaginare delle modalità che ci consentano di massimizzare l'impatto sulla nostra società di questi risultati, quindi con delle attività di ricerca di supporto, di ricerca ma più che altro appunto di innovazione, che consentono di portare appunto di fruire noi quanto più possibile, meglio possibile e prima possibile dei risultati delle azioni delle mission.
L'altro aspetto chiaramente invece è quello proprio di l'altra possibilità sulla quale si potrà ragionare è quella di fare propria, cioè di fare nostra l'approccio mission oriented, quello che appunto l'aspetto teorico delle missioni. E anche sulla base dell'esercizio che abbiamo svolto, cercare di identificare quelle che possono essere le priorità nazionali sulle quali investire, che possiamo approcciare secondo questa modalità. Io ad esempio ricordo che tra le 14 proposte che erano emerse, che sono state presentate nel nostro documento, c'era quella che riguardava i rischi di calamità naturali, che chiaramente sono un problema molto sentito e che ha una incidenza che in qualche modo ci preoccupa costantemente e prevederebbe, richiederebbe delle azioni specifiche. Delle missioni potrebbero essere lanciate se appunto l'approccio, il disegno del prossimo PNR prevederà e ne riconoscerà questo approccio come appunto possibile, auspicabile e utile per il nostro sistema della ricerca e dell'innovazione, questa potrebbe essere ad esempio uno degli obiettivi che potremmo cercare di affrontare con questa modalità. Grazie. Vediamo l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Confindustria, che cosa pensa di fare per aiutare le imprese ad essere attori e non spettatori di questo percorso? Allora, noi stiamo lavorando intensamente a questo tema. Abbiamo, non so chi di voi ha avuto occasione di sentirlo, incontrarlo, abbiamo lanciato un'attività che si chiama Connext. L'idea è lavorare per aiutare le imprese a definire partenariati industriali e quindi anche di ricerca e innovazione, a prescindere dagli strumenti, come direbbe Totò. Quindi l'idea è le imprese si mettono insieme e rafforzando le filiere, rafforzando le collaborazioni, lavorano con la modalità dei partenariati industriali. Confindustria aiuta le imprese a individuare alcune grandi sfide nella logica di missioni, perché le imprese lavorano nella logica di missione, tutte le imprese lavorano con un obiettivo da... Queste sfide, per esempio, sono state quelle che abbiamo portato, perdonate se ripeto il collegamento, alla Commissione europea per le value chain strategiche. Tra l'altro in questo forum noi lavoriamo come Confindustria, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, insieme ad Aster che è in sala. E l'Italia lì ha avuto un risultato molto importante. Noi abbiamo fatto 8 proposte come Italia, 7 sono tra quelle che sono state approvate, quindi l'indicazione di tematiche centrali intorno alle quali, che sono uno snodo tecnologico, e quindi individuare delle sfide che possono essere parte, poi le vedete nelle missioni, no? Perché quando si parla di smart cities, dentro le smart cities c'è la smart mobility e lì ci sono i veicoli nuovi elettrici, cioè, prima si parlava di low carbon e lì c'è il low carbon, quindi i temi poi alla fine si uniscono. Quindi noi come sistema, vado rapidamente, siamo da un lato lavorando con le imprese e con il sistema ovviamente della ricerca sulla modalità, i partenariati. Dall'altro individuando delle sfide che nascono anche dalle sfide tecnologiche che hanno le imprese, no? Ce ne sono tantissime, la mobilità, i materiali, no? La plastica piuttosto che la salute, quindi partendo dai bisogni reali che hanno le imprese di modificare, di innovare, di trasformare i loro prodotti. Modificando il sistema della finanza, prima Francesco diceva usiamo questi 2 anni per rafforzare il sistema paese. Il prossimo programma quadro avrà un nuovo sistema di finanziamenti che fa perno sui sistemi nazionali. Se l'Italia non avrà in questi 2 anni messo a regime, in Italia ci sono tanti strumenti, oggi al MISE viene presentata la nuova azione del MISE di mettere insieme tutti gli strumenti di supporto all'innovazione.
formazione. In Italia ce ne sono tantissimi di strumenti, il lavoro che dobbiamo fare è metterli insieme, razionalizzarli, renderli strutturali e soprattutto potenziare quello che ancora non c'è, quindi il collegamento con i tanti soggetti del sistema finanziario privato misto in una logica più di risk sharing. Noi per esempio su questo stiamo facendo con i ministeri, con l'AGID, un grossissimo lavoro per attivare la domanda pubblica di innovazione, che era un'altra delle parole d'ordine di Horizon 2020, quindi qualche anno fa, che in Italia finora non è stato fatto. E qui mi aiuta anche a dire che non sempre il problema è di risorse, perché se noi riuscissimo ad attivare la domanda pubblica avremmo dei tanti più zeri per la ricerca e l'innovazione rispetto a quanto possiamo avere sia a livello nazionale che a livello europeo. E un perno ovviamente del sistema di finanza, lo diceva prima il professore Profumo, è il collegamento tra il livello europeo e il livello nazionale, il che richiede anche la semplificazione delle regole, no? Aiuti di Stato piuttosto che altro, altrimenti questo collegamento non ci siamo riusciti in Horizon 2020, non ci riusciremo neanche nel prossimo programma. L'altro punto fondamentale è usare le cose che abbiamo tutti insieme costruito in questi anni, no? E quindi i cluster tecnologici nazionali in cui siamo tutti quanti, sono un perno, sono una piattaforma strutturale di collaborazione, i competence center che sono stati appena creati e che vedono di nuovo insieme il sistema pubblico di ricerca e il sistema privato delle imprese, i digital innovation hub, quindi creare un sistema. Noi lì abbiamo detto l'obiettivo, ancora una volta obiettivo già detto in Europa, è quello di creare una piattaforma in senso ampio di open innovation. Dobbiamo creare un sistema per cui siamo tutti dentro. E l'ultimo punto, secondo me, anzi in questo un riferimento, si diceva abbiamo i 2 anni, abbiamo anche 2 anni per attuare la strategia nazionale di specializzazione intelligente. Ci abbiamo tutti lavorato, è una legge, abbiamo tutti faticato perché per molti anni l'Italia non aveva una strategia nazionale, adesso ce l'ha, però dobbiamo completarla perché sono stati realizzati i pezzetti di quella strategia e se noi realizziamo quelli ci prepariamo alle sfide, perché le 5 aree sono esattamente alcune delle sfide che abbiamo, no? Sono la bioeconomia, sono la smart mobility, sono il new manufacturing, quindi sono quelli. Abbiamo 2 anni per realizzarli anche usando i fondi europei che altrimenti rischiamo di perdere. E sono andata a lungo, all'ultimo punto, la comunicazione. E lo diceva prima Francesco, secondo me la comunicazione, anche qui abbiamo una responsabilità tutti quanti. Quando uno fa una cosa con i fondi strutturali, deve mettere una bandierina sulla cosa che ha fatto con i fondi strutturali. Quando noi abbiamo fatto un progetto di ricerca, non mettiamo una bandierina dicendo questo progetto di ricerca è stato fatto con i fondi europei, e quindi nessuno lo sa, lo sappiamo solo noi quando facciamo il bilancio. Quindi la comunicazione è anche poco. L'altra proposta che noi avevamo fatto, che era riprendendo una cosa che si faceva a livello nazionale e si fa ancora, sempre per accorciare la distanza tra questi programmi e i giovani e anche le... Se noi su tutti i programmi finanziati europei avessimo, come c'era prima nel MIUR, che su ogni programma finanziato con fondi pubblici tu dovevi per il 10% occupare dei giovani non ancora occupati, quindi giovani laureati. Pensate a quanti posti soprattutto si creerebbero in tutta Europa, non solo in Italia, ma soprattutto quanto si accorcerebbe, diciamo, la distanza, la vicinanza al cittadino e anche ai giovani di questi progetti. Grazie, siamo quasi in fondo. Volevo spendere 2 parole sul tema dei finanziamenti, perché abbiamo un po' di confusione, no? Qualche volta si dice che l'innovazione non deve essere finanziata dal pubblico. Le esperienze, diciamo, più positive, invece, hanno classificato, credo, nel modo corretto, che per TRL basso ci vuole ancora il pubblico. Questo che è quello che è successo negli Stati Uniti, quello che succede in Germania, quello che succede in Inghilterra. Quindi non dobbiamo aver paura di dire questo. Perché? Perché se quelle risorse lì, che non devono essere, attenzione, risorse per la ricerca, ma devono essere risorse per finanziamento all'innovazione con TRL basso, e quindi sono, lasciatemi dire, proof of concept, se il risultato del proof of concept è positivo, a questo punto interviene il privato. E interviene il privato con una maggiore consapevolezza. Ne aggiungo un pezzetto. Il privato può intervenire certamente come
capitale di rischio nelle forme diverse, ma può intervenire anche come credito attraverso la banca. Perché le banche, se hanno il percorso corretto, proof of concept, intervento della parte di investimento di rischio, allora ci si può mettere anche del debito dietro a questo. Quindi credo che questo sia un tema anche di cultura che dobbiamo incominciare a trasferire al Paese, perché qualche volta abbiamo un po' di confusione. Io però vorrei chiudere con Valerio, con una domanda. Abbiamo capito che le missioni, lo speriamo, credo, possano diventare veramente dei progetti di tipo strategico. Lui dice ci debbono fare sognare. E questo mi sembra corretto. Abbiamo capito che c'è questa miscellanea, abbiamo detto blending. Allora, secondo il tuo punto di vista, la relazione tra il sistema industriale e il sistema, diciamo, dei sogni può dare dei risultati o risulta semplicemente una chimera? E qua ci chiudiamo. No, dà dei risultati sicuramente, a parte che già Nicoletta ha già toccato vari punti riguardo alla politica industriale. Probabilmente bisognerebbe spostarci dalla politica industriale nazionale e pensare a una politica industriale europea. È vero che bisogna prendere in considerazione molte delle esperienze e iniziative già in corso, a cominciare appunto dai cluster regionali e nazionali che potrebbero essere transnazionali e quindi europei, a continuare con i partenariati pubblico-privati che hanno dato grandi risultati per l'Italia, sia quelli contrattuali che istituzionali, quindi sicuramente la politica industriale è importante. Probabilmente riuscire a far allineare le missioni e le politiche nazionali dei vari Stati membri è praticamente impossibile, perché ovviamente ogni Stato membro ha le proprie politiche e le proprie priorità. Però ecco, se si va verso, come si sta cercando di andare, verso una politica industriale europea, questo è d'auspicio. Però velocemente, perché so il tempo è breve, volevo fare due considerazioni. Una che se parliamo di politica industriale e quindi ci limitiamo soltanto, l'innovazione non è solo tecnologica, però se ci limitiamo in questo discorso all'innovazione tecnologica, l'innovazione non è solo il digitale. Cioè, quando parliamo di industria 4.0 o di politica industriale, si punta moltissimo sull'intelligenza artificiale, high performance computing, eccetera. In realtà innovazione è anche lo sviluppo di tecnologie che servono per migliorare la produzione, la produttività, è anche economia circolare, è anche lo sviluppo di tecnologie per ridurre l'utilizzazione delle risorse, è anche modelli di business, insomma è tanto, non bisogna forse focalizzarsi soltanto sulla digitalizzazione. E l'altra cosa è che nelle missioni, e credo che è stato toccato forse velocemente, è importante per quanto ci riguarda che la missione, come giusto che è stato ipotizzato, copre tutti i livelli di TRL, cioè dal TRL basso fino anche al TRL alto, anche perché abbiamo visto ci sono altri strumenti o altri pilastri che seguono la parte. L'ultimo commento, se posso, perché mi piace interagire, si parlava prima del come può intervenire l'istituzione. Se le missioni devono essere interdisciplinari, multidisciplinari e multisettoriali, nel caso nostro in Italia credo che debbano essere anche multiministeriali. Noi abbiamo dei ministeri che seguono dei domini specifici, che sia l'economia, che sia l'ambiente, che sia la salute, l'agroalimentare, eccetera. Abbiamo dei ministeri che seguono forse più un TRL più basso, ministeri che seguono, tipo il MISE a cui noi afferiamo, seguono un TRL più alto. Bene, ci dovrebbe essere nella definizione di missione una sorta di la famosa cabina di regia, o comunque un colloquio interministeriale per capire effettivamente quali sono gli obiettivi e gli impatti che vogliamo proporre poi a livello comunitario. Certo. Bene, mi sembra che l'ultimo messaggio sia abbastanza interessante. I modelli napoleonici, che sono modelli a silos andando verso le missioni, sono morti. Lo avete capito, lo sono per i rapporti, lo sono per le competenze, lo sono per i settori, lo sono per la finanza, lo sono per... Quindi una qualche riflessione dal punto di vista dell'organizzazione di un paese moderno credo che bisogna farla, perché altrimenti rischiamo di... Questo tema del lavoro insieme dei diversi ministeri diventa essenziale. Pensate il rapporto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Naturalmente la necessità che ci sia un intervento diretto del Ministero dell'Economia, solo per fare alcuni esempi,
forse una riflessione da questo punto di vista dobbiamo farlo. Io lascerei la parola ad Andrea perché credo che ci permetta di fare un brevissimo intervallo.